Buonasera, benvenuti alla prima puntata di Il Punto. Presentiamo il dottor Gaetano Farina, neoeletto segretario del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera. Il conduttore Salvo Di Martino. E qui ci vorrebbe un applauso se ci fosse il pubblico, purtroppo il pubblico non c'è, applauso. Niente. Ecco, qualche volenteroso c'è che fa l'applauso. E perché, come tutte le trasmissioni che si rispettano, se non ci sono gli applausi all'apertura, poi magari alla fine ci saranno i fischi, ma all'inizio gli applausi non possono mai mancare. Bene, intanto salutiamo anche la nostra new entry, ovvero sia Alessandra, vero? Ecco, Alessandra Calabrese è un volto ancora poco conosciuto, ma siamo sicuri che da qui in avanti sarà molto conosciuto. Lei è quella che ha vinto la prima edizione del concorso Una Miss per Santa Croce Web, quindi la prima classificata, e noi l'abbiamo subito arruolato, come non farlo, e anche perché in una trasmissione che prevalentemente si occupa di politica non potevamo non ingentilirla con una presenza femminile, perché con due di peso, insomma, come posso essere io e come il dottor Farina, è una ragazza snella, esile ci voleva. Comunque, detto questo, a parte gli scherzi, andiamo subito al sodo, abbiamo circa un'oretta per poter disquisire delle questioni politiche locali, e quindi lo facciamo questa sera, anzi inauguriamo proprio questa prima edizione del Punto di questa stagione, e proprio con il neo eletto segretario del Partito Democratico Gaetano Farina. Gaetano Farina era già segretario del PD ed è stato di nuovo rieletto. E io voglio subito partire, così giusto per riscaldare un po' i muscoli. Come si sente un segretario del PD rieletto per la seconda volta, per il secondo mandato, a ridosso di un congresso nazionale e comunque all'inizio quelli locali, poi quelli provinciali e quello regionale, e chissà, e poi ci sarà ovviamente il congresso nazionale, dove pare che non ci sia tanta armonia. Beh, anzitutto buonasera a tutti, grazie a Santa Croce Web che mi ha invitato a questo incontro. Neo eletto, di nuovo riconfermato come segretario del circolo cittadino del Partito Democratico. Insieme a me sono stati riconfermati di nuovo il segretario tesoriere, che è una carica elettiva anche questa, e tutto il coordinamento che era precedente. E la situazione politica sicuramente in questo periodo è in grande evoluzione. Le responsabilità di un segretario, le responsabilità politiche di un segretario, credo che in questo contesto siano notevoli, anche perché il Partito Democratico in questo momento è un partito di governo, quindi un partito che si assume delle responsabilità importanti nei confronti del Paese, in questo momento difficile non soltanto per le congiunture economiche, ma per tutto ciò che avviene in questo mondo globalizzato, per gli sbarchi, per le nuove problematiche a cui stiamo andando incontro. La mia elezione, avvenuta il 25 di questo mese, ha preceduto quella dell'elezione del segretario provinciale. Lì poi ci arriviamo. Ecco, e che precederà poi quella della segreteria nazionale. E credo che, ecco, a Santa Croce tante sono le problematiche, anche perché il nostro partito è partito di maggioranza nella coalizione che ha portato all'elezione del sindaco Francesca Iurato a Santa Croce, per cui, come dire, stiamo portando avanti un cammino congiunto per cercare di attenzionare e quindi risolvere le problematiche che tutti i giorni, non poche, che si presentano a questa amministrazione. Da più parti si è un po', non noi che come stampa l'avremmo anche potuto fare, comunque non abbiamo volutamente, come dire, fra virgolette, infierire, però da più parti si è evidenziato il fatto che
c'era poca presenza di gente al congresso e la totale mancanza di esponenti giovanili. A che cosa è dovuto questo fattore? Ma c'è da dire anzitutto questo, che noi abbiamo raggiunto un notevole numero di tessere anche nella serata in cui si è svolto il congresso. C'è da dire che oggi il nostro partito, il Partito Democratico, è l'unico partito rimasto oggi in campo che fa congressi, cioè dire che crede nella partecipazione democratica. E ancora in un periodo di crisi di valori, dove nessuno, dove la gente di tutti i giorni, la gente comune, non crede più nella politica, non crede più in prospettive future favorevoli, dove la gente, come dire, è disamorata nei confronti della vita politica. Aver fatto partecipare a questo congresso, perché noi quella sera abbiamo raggiunto la cifra di 56 tessere, per cui un numero considerevole, in questo contesto credo che non sia poi un dato così negativo. Sì, in effetti hai centrato un po', come dire, hai messo il dito nella piaga. Il Partito Democratico, almeno per quanto riguarda Santa Croce, è uno dei pochi partiti che è rimasto, dei partiti tradizionali, che è rimasto in campo, di tutti gli altri si sono perse completamente le tracce, non esiste più niente. E c'è qualche movimento, c'è il SEL, insomma, e poi la parte più preponderante, quella che negli anni scorsi diciamo, costituiva il zoccolo duro dell'elettorato, comunque delle organizzazioni in campo, parlo del PDL, prima Forza Italia, praticamente non esiste più, non c'è più niente, ci sono dei circoli, ci sono dei movimenti, appunto, dicevo, prettamente locale, però il PD è rimasto, seppur fra mille difficoltà, è rimasto in sella, diciamo. Sì. Il che però è un'anomalia, perché normalmente un partito che rappresenta una giunta di governo a qualsiasi livello, secondo me, secondo l'opinione diffusa della gente, dovrebbe avere un po' più di, come dire, di adesioni da parte della gente comune. Sì, sicuramente è auspicabile una maggiore presenza, ma se noi consideriamo che tutte le altre forze politiche si sono sfaldate, e consentimi di dire, si sono sfaldate probabilmente perché non c'era una dialettica democratica. Invece quello che c'è nel Partito Democratico è proprio una dialettica democratica. Noi facciamo i congressi dove ognuno può parlare, dire la sua, cercare di portare avanti le proprie idee, e quindi secondo poi un voto democratico poter salire a quelle posizioni della conquista della segreteria, del coordinamento e di quant'altro. Io noto che altri partiti, hai citato PDL, Forza Italia, laddove come dire, io credo che non ci sia mai stata una dialettica democratica, ci siano state, come dire, più che altro della presenza di persone che erano viste come capo, come punti di riferimento, come intoccabili, con i quali non si poteva avere un discorso, un dialogo. Ecco, forse proprio perché in questi partiti non c'era questa dialettica, la possibilità di poter intervenire, di poter anche dissentire. Cosa diciamo che oggi non c'è nemmeno le strutture per poter consentire tutto ciò. Sì, mentre il PD, nel nostro, che si porta avanti un retaggio degli anni passati, certo, cioè, ha sempre avuto una certa organizzazione, sia che si chiamava PC, PDS, certo, DS, certo, e via discorrendo. Certo, ancora quindi, il partito e ha poi una Margherita sua, e via, certo, discorrendo. Certo. Ha ancora una sua organizzazione, sia nell'ambito locale, provinciale, regionale e nazionale. Anche se, come dire, con tutti i difetti, perché oggi sarebbe inopportuno dire che nel Partito Democratico non ci siano dei difetti, che tutto va liscio, che tutto è perfetto, sarebbe, come dire, avere i paraocchi.
Noi non ce l'abbiamo questi paraocchi e molto spesso siamo anche critici nei confronti delle nostre stesse posizioni, proprio perché ognuno di noi può avere la capacità di dissentire da quello che sono le linee tracciate magari dai rappresentanti a più alti livelli nel Partito Democratico. Beh, certo, il fatto di dissentire è un atto di alta democrazia e di questo grosso modo possiamo dare atto al PD. Certo. Però consentimi anche di dire che quello che sta succedendo a livello nazionale è sotto gli occhi di tutti, e gli organi di stampa a livello non solo nazionale ma forse anche internazionale parlano di un Partito Democratico dove sembra che i trucchi e i trucchetti sono all'ordine del giorno, si parla di tessere truccate, di non so quale altri tipi di sortileggio ci sono di sotto, però insomma parliamoci chiaro, tutto il mondo è paese. E non è che si stia dando un bello spettacolo, tutti gli altri lo sappiamo già, stanno facendo una fine purtroppo miserevole, ma anche il PD sembra che non stia dormendo sonni tranquilli. Sì, questo è sicuramente, perché oggi la posta è molto alta, è il governo di un paese dell'Unione Europea con tante problematiche, che sembra vacillare dal punto di vista economico, dal punto di vista della tenuta sociale. Per cui anche nel Partito Democratico, come dire, queste difficoltà si ripercuotono. Per cui possono succedere, tra l'altro è sotto gli occhi di tutti, delle anomalie. Anomalia di tessere, presidente di commissione che non accettano alcuni tesseramenti fatti all'ultimo momento, in qualche caso purtroppo, è inutile negarlo, si sono avute delle inefficienze dovute al non rispetto dei regolamenti, perché il Partito Nazionale aveva posto delle regole per questi congressi. E in qualche caso non sono state rispettate. Perché questo avviene? E questo avviene perché, come dire, io lo inquadrerei più che altro come in una crisi nazionale, in una crisi della società. Però vorrei dire che esclusi questi piccoli focolai dove esistono queste problematiche, ma la tenuta del partito a livello nazionale, ma a livello anche provinciale, io dico che è abbastanza buona, perché vi sono delle persone che oggi dirigono il partito con grosso senso di responsabilità, per cui mettiamo in evidenza tutte queste difficoltà, tutte queste incoerenze, però mettiamoci davanti anche una situazione del partito che ha delle persone di grande levatura e che non possiamo sottacere. Ora, a differenza della tua rielezione, che era alquanto scontata fra l'altro, non era un mistero insomma che hai lavorato abbastanza bene, quindi la tua riconferma era già nelle cose. E tutto ciò però non si è, come dire, ravvisato a livello provinciale, dove qualcuno che è partito qui da Santa Croce, di quelli che poi dovevano andare a votare, e prima di partire aveva, come dire, pronosticato una, anche un po' ironizzando, una sorta di tiraggio di sedie, insomma che dovevano volare delle sedie, ci è mancato poco. A livello provinciale non è stato dato uno bello spettacolo, è stato eletto Giovanni Denaro, è stato eletto che praticamente è espressione della zona ipparina, e non condivisa a quanto si legge da notizie di stampa dagli altri circoli, in special modo alcuni circoli di Ragusa, quelle della parte del Modicano, della parte est della provincia. Ora, tutto questo ha il sapore di, non so come definirlo, passamela un po' la locuzione, sembra una lotta di potere. Cioè, voglio dire, ma che razza di quale obiettivo ci si prefigge per arrivare a conquistare una posizione di segretario provinciale che,
che francamente sono più le rogne che si dovranno affrontare che tutto quello che ne potrà venire come, certo, certo, come ritorno, diciamo, certo, di potere. Certo. Quindi, ma perché succede questo? È proprio in un partito cosiddetto democratico, lo porta scritto a lettere cubitali, partito democratico, tutto ciò non dovrebbe avvenire, e invece avviene. Certo, anzitutto, come dire, la carica di segretario provinciale è principalmente una carica di natura politica, dove, come dire, non ci sono guadagni particolari, quindi assolutamente questo è da dire in maniera chiara, è una carica politica che va ad individuare quei percorsi provinciali per il Partito Democratico. Io lunedì scorso ero come delegato del Circolo di Santa Croce Camerina al congresso provinciale per la votazione. Effettivamente si è assistito a un candidato che, come dire, contravvenendo a quelle che sono le regole del congresso, arrivato a un certo punto, dopo il suo intervento, ha deciso di abbandonare l'aula. Stiamo parlando del segretario uscente, quindi. Di Calabrese, sì. Appunto. Però voglio dire questo, che l'elezione di Giovanni Denaro non rappresenta soltanto l'elezione dell'Ipparino, perché il neosegretario appena riconfermato... No, questo è quando ha denunciato... appunto Calabrese, ecco, sì, sì. È comunque la sua componente. Sì, però, come dire, il segretario appena eletto, dottor Giovanni Denaro, ha tenuto a dire che la sua elezione non rappresenta l'elezione di una parte del Partito Democratico, ma rappresenta l'elezione del segretario del Partito Democratico della provincia di Ragusa. E difatti anche nei suoi programmi c'era quello che la sua candidatura debba rappresentare soltanto una candidatura unitaria. Lui vuole rappresentare tutti i componenti, tutte le correnti, se può parlare, del Partito Democratico. Quindi, e tra l'altro lui ha avuto a affermare che il suo impegno futuro sarà proprio quello di riunire tutte le anime dei partiti, proprio perché non ci deve essere quel pensiero della ricerca della carica per il potere o per l'affermazione personale. Credo che nel Partito Democratico si debba lavorare proprio perché non ci siano affermazioni di natura personale, ma dove invece trionfi la politica, il fare politica. In provincia di Ragusa c'è tanto da fare in politica, perché io penso che la provincia di Ragusa sia stata da tanto tempo isolata dal contesto nazionale e anche dal contesto regionale. Anche però abbiamo fatto parlare e molto a livello nazionale. Per esempio, Ragusa è la seconda città in Italia ad essere governata dai seguaci di Beppe Grillo, perfetto, dai cosiddetti grillini. Cioè questo a causa vedi che poi Ragusa tutto sommato è periferia fino a un certo punto. Beh, forse Ragusa è oggi governata dai grillini perché come dire, ci sono stati degli errori, dei tatticismi politici sbagliati, ecco, vorrei definire dei tatticismi politici sbagliati che hanno portato alla presenza massiccia del voto nei confronti dei grillini. Noi dobbiamo recuperare questo tempo perso, noi dobbiamo recuperare questo elettorato, perché all'interno del Partito Democratico ci sono le forze, le capacità per portare uno sviluppo non soltanto nella città capoluogo, ma in tutta la provincia. Perché è una provincia molto laboriosa, è una provincia che vede sviluppato il sistema dell'agricoltura, un parte dell'industrializzazione, e deve vedere ora svilupparsi man mano con l'apertura dell'aeroporto, con il miglioramento delle infrastrutture, anche dell'aspetto turistico, perché noi abbiamo spiagge che possono essere tranquillamente godute per tutto l'arco dell'anno, non soltanto in periodi estivi, ma per tutto l'arco dell'anno. Per cui io credo che l'impegno del Partito, e ne sono certo che è questo, è quello di sviluppare questi aspetti della nostra economia, agricoltura, turismo, infrastrutture, che per troppo tempo noi siamo stati privi di infrastrutture importanti. Ogni giorno si parla di chiudere rami della ferrovia,
di chiudere stazioni ferroviarie, che tra l'altro sono già in parte chiuse, ma si continua a dire chiudiamo ancora. No, la provincia di Ragusa credo che abbia grosse potenzialità e le infrastrutture devono essere, anziché chiuse, devono essere aperte. Questo sicuramente è l'impegno, ma tra l'altro, come ha avuto parecchie volte al dire il Presidente, il Segretario, tra l'altro Presidente della Fiera Emaia, per cui, come dire, già abbiamo visto il suo impegno in una manifestazione importante che tra l'altro si sta svolgendo in questi giorni a Vittoria, e credo che il suo impegno lo porterà e la sua, come dire, riuscita lo porterà anche all'interno del Partito Democratico. Ora, ti riconosciamo una onestà intellettuale abbastanza marcata, insomma, rispetto ad altre. Io vorrei proprio la tua opinione, in base a tutto quello che hai detto, sei convinto che Giovanni Denaro riuscirà a coalizzare tutto il partito attorno alle sue idee, al suo progetto, al suo programma? Giovanni Denaro è in piena onestà. Allora, Giovanni Denaro è un ragazzo di 38 anni che ha già parecchia esperienza e torna a dire, l'abbiamo potuto vedere, lo potevamo vedere nella gestione anche dell'ente fiera. Il compito è difficile, perché oramai ci sono delle posizioni arroccate negli anni, delle contrapposizioni, è innegabile dire, anche di natura personale. Però io credo che l'impegno di Giovanni Denaro sarà ripagato, proprio perché, come dire, lui ha tanta voglia e credo anche tanta forza, con la collaborazione di tutte, perché tutte le segreterie elette in provincia vogliono far sì che si raggiunga questa unione che per troppo tempo ha lacerato il Partito Democratico a Ragusa, perché come dire, ci sono state delle divisioni a Ragusa, e lui ha come primo impegno questo, quello di cercare di... Non è un compito facile, molto difficile, perché quando ci sono, ecco, queste posizioni contrapposte che si sono ingangrenite nel tempo, è difficile riuscire a ricucirle, riuscire a superarle. Però io so che lui si impegnerà a fondo per cercare di come dire, compattare questo partito in provincia di Ragusa. E naturalmente il Circolo di Santa Croce sarà vicino a questo certo. Progetto. Allora, interrompiamo un attimo la discussione con il dottor Gaetano Farina, passo la parola ad Alessandra che ha da comunicare. Allora, ringraziamo i titolari del bar L'Equità, Sara e Silvia Sallemi, per la loro concessione dei locali da cui trasmettiamo. Bene, grazie Alessandra. Qui così abbiamo avuto modo di far prendere un po' di fiato al nostro interlocutore. E adesso passiamo alle cose cittadine, quelle che poi ci riguardano più da vicino. Allora, ormai è sotto gli occhi di tutti. E praticamente l'amministrazione comunale è monocolore, nel senso che è rappresentata solo ed esclusivamente dal Partito Democratico. Erano partite con una mini, diciamo, federazione, non tanto federazione, con un accorpamento di altri partiti. Sto parlando di quello che ora è un ex assessore, Rosario Plughino, che faceva parte del Movimento per l'Autonomia e che da qualche mese un po' si è tirato fuori, ma già da subito si era tirato fuori un altro consigliere comunale che è stato eletto nelle fila del paese che vogliamo, che poi era la lista che raggruppava tutte queste persone, e sto parlando di Giovanni Puglisi, che subito dopo l'insediamento era già lui, si era, come dire, messo in lista come indipendente, ma poi subito dopo, altro che indipendente, per i fatti suoi, insomma, è andato altrove, insomma, ecco. Come spiega questa moria, fra virgolette? Anzitutto la coalizione ha visto uniti il Partito Democratico, come dire, tra parentesi, il morente MPA, perché era nella fase in cui questo partito si stava per sciogliere, e poi ha visto anche una componente da parte di un gruppo di agricoltori che hanno sposato i progetti e i programmi della coalizione. Puglisi indipendente,
Chiaramente poi le vicende dell'MPA sono note a tutte a livello regionale, il partito è scomparso, non c'è più, per cui questa presenza è venuta meno, non perché la coalizione, qualcuno nella coalizione avesse detto questo gruppo lo escludiamo, ma come dire, perché si è escluso, perché non c'è più praticamente, per cui l'unico rappresentante che aveva questo partito, che era Rosario Pluchino, si è visto, come dire, senza partito alle spalle. Per ciò che riguarda il gruppo degli agricoltori, appoggia per... Ma è proprio per questo allora la sua, come dire, debolezza è stata quella di non avere un partito alle spalle e quindi non aveva più un potere contrattuale nei confronti dell'amministrazione. No, noi non abbiamo mai messo... C'è stato un po' il gioco delle parti. No, noi non abbiamo mai messo da parte nessuno, anzi crediamo nell'apporto, nell'aiuto e nel contributo di tutti, assolutamente no, non escludiamo nessuno, non mettiamo alla porta nessuno. No, io non ho detto questo. No, vabbè, lo dico io. Noi come coalizione, anzi, crediamo proprio nella coalizione, crediamo nella presenza della gente con le loro idee, le loro proposte e quant'altro. Il gruppo degli agricoltori appoggia in pieno ancora la coalizione. Non sono un partito politico, sono un gruppo di persone che hanno sposato questa causa, infatti, e che continuano ancora a sposarla con molto interesse. Il consigliere Puglisi si era nelle nostre file come indipendente, purtroppo ci rammarichiamo per il fatto che ora è diventato il maggiore accusatore di questa amministrazione. Non ne riusciamo a comprendere i motivi, perché anche in consiglio comunale non ne riusciamo a comprendere gli atteggiamenti, per cui come dire, oggi non è con noi, sembra che sia autonomo, sembra che segua delle direttive tutte autonome. Magari che nascono al momento, che non è che sono frutto di una posizione politica, ma molto spesso sono frutto di una decisione che viene presa all'istante, magari per motivi come dire, umorali. C'è un'azione molto estemporanea allora, quella molto estemporanea, sì, anche nell'ultimo consiglio comunale. Almeno io non riuscivo a capire perché aveva presentato, non ho ben capito se erano interrogazioni, se erano mozioni, e quindi come dire, non si riesce a capire qual è il suo percorso politico. Bene, durante il congresso un po' ho ascoltato gli interventi, quello tuo, quello di altri esponenti, e ho ascoltato anche quello del sindaco, per sommi capi così, ma ho colto, diciamo, un appunto che il sindaco ha fatto nei confronti del partito, cioè quello di invitare i componenti del partito, comunque gli esponenti di spicco del partito, di uscire fuori magari dal circolo, dalla sezione, e andare verso la gente, cioè incontrare, per esempio, come si faceva una volta, incontrare la gente, in specie delle periferie, quelle che sono un po' più distanti dalla piazza, perché in piazza ci sono sempre le solite facce e quelle che sanno tutto di tutti, e quindi non c'è bisogno che nessuno li informi di quello che bolle in pentola. Ma nelle periferie, dove abita la gente qualsiasi, quella che magari non legge i giornali locali, non legge forse nemmeno il nostro, non legge, e quindi il sindaco invitava proprio, lanciava questa opzione, quella di andare, ecco, informare la gente, come dire, anche quella che non segue i telegiornali, non segue le trasmissioni web, sì, è un aspetto che cureremo. Organizzando anche delle conferenze stampa, cioè dove la gente possa venire a parlare, è opportuno che questo venga fatto, quindi no, l'impegno del partito è quello di allargare la partecipazione, specialmente nel settore giovanile, bisogna coinvolgerli,
perché i giovani di Santa Croce hanno bisogno di essere coinvolti. Non possono essere lasciati così all'abbandono, senza che prendano parte alla vita politica. Perché è importante prendere parte alla vita politica, assumere una coscienza politica per nella gestione del territorio dove abitano. Santa Croce Camerina, come dicevo, un territorio dove c'è agricoltura, dove c'è turismo, e c'era. La partecipazione c'era. C'era. Però non abbandoniamo l'idea che c'è ancora l'agricoltura, non l'abbandoniamo. Io volevo proprio spronarti un po' a parlare l'agricoltura anche di tutte le problematiche che sono sul tappeto, e tu vivi a Santa Croce e vivi perfettamente i disagi che stanno investendo varie strade della popolazione, sì. Una disoccupazione imperante. C'è un malessere proprio che si taglia con il coltello. E c'è soprattutto la questione della sicurezza che tiene banco, che se ne dica. Non possiamo non chiudere gli occhi su quello che succede, certo, in paese. Il paese sembra sotto scacco, da parte non si sa bene di chi, però è chiaro che qualcosa bisogna pur farla. Bisogna muoversi in maniera decisa, sì, o dare un segnale netto di cambiamento, di atteggiamento nei confronti di quello che sta succedendo. La sicurezza, perché questo... è inutile negarlo, Santa Croce sta vivendo un periodo molto delicato. Santa Croce si sente, come dire, dominata, si sente invasa, si sente aggredita, si sente priva di forze. Non c'è forza, non c'è la reazione a tante cose. Ma io invece, i giovani, sì, è difficile poter portare avanti delle idee, dei programmi, dei progetti occupazionali, è difficile, è molto difficile, però non bisogna assolutamente arrendersi, cioè dire, non bisogna passare il testimone ad altri oppure aspettare che qualcosa arrivi dall'alto, bisogna impegnarsi, bisogna cambiare. Ecco perché dicevo, la partecipazione dei giovani anche alla gestione della vita politica a Santa Croce Camerina, perché non possiamo delegare ad altri per fare qua a Santa Croce delle cose. Basta uscire fuori per, come dire, allargare le idee e vedere che anche a Santa Croce si possono fare tante cose. L'agricoltura sì, è in crisi, però mi chiedo perché tante industrie di trasformazione nascono al nord e non nascono proprio qua nei luoghi di produzione. La partecipazione dei giovani alla politica serve a questo qua, serve a cercare di stimolare le parti politiche che mettano da parte quello che sono gli interessi di natura personale e si impegnino per le problematiche dei giovani. Oggi sentivo che c'è una diminuzione del costo del denaro, e questo è importante per rilanciare l'economia, la possibilità di poter fare delle attività a Santa Croce Camerina, turistiche e di produzione. È difficile, però non bisogna arrendersi. Sì. Poi per la sicurezza, ecco, volevo anche dire, la sicurezza, l'ordine pubblico, sono problematiche che non impegnano soltanto l'amministrazione comunale, ma l'ordine pubblico, come si sa, è di competenza della questura, della prefettura, la quale organizza la vigilanza sul territorio. Noi a Santa Croce abbiamo avuto la possibilità dal Ministero degli Interni di poter aver finanziato questo progetto per la messa in opera della sorveglianza con telecamere a Santa Croce, che i lavori incominceranno tra qualche giorno. Pare che oggi siano stati consegnati, sì, i lavori, sì, almeno sì, a quanto ho, sì, saputo. Sì, e i lavori cominceranno a breve, in modo, come dire, da poter vedere che cosa succede magari nelle ore notturne, laddove si registrano il maggior numero di furti, furti chiaramente dovute anche alla situazione economica in cui ci troviamo e alla presenza massiva sul territorio di un sacco di gente che magari non lavora e quindi, non lavorando, alla fin fine, come dire, compie anche atti delittuosi, quali sono i furti sul territorio. Con questa misura si spera, insomma, di poter monitorare ciò che avviene sul territorio per cercare di arginare il fenomeno della delinquenza comune. Ora, il PD si rende conto che
al punto in cui siamo, intanto non ci sono alibi perché, ripeto, come ho detto prima, l'amministrazione è monocolore e quindi non ci possono essere scuse di dire beh, questa cosa non l'abbiamo potuta fare perché c'era l'altro che ce lo impediva. Sgombrando il campo, ecco, non ci sono questi inghippi. Quindi il PD è consapevole che, essendo l'unico partito che diciamo, sì, è consapevole, è genitrice dell'amministrazione, sì, e che deve prendere tutte le iniziative, le deve prendere il PD. Sì, è consapevole di questo, tutto, però ecco, quindi non... è consapevole sicuramente di questo, però come dire, nessuno si deve mai sentire tranquillo, perché le critiche possono essere anche interne. Questo che dicevo all'inizio, la dialettica democratica che c'è nel partito. Beh, questa è una notizia che, allora. Che porta, no, non è una notizia, è una normalità. Cioè significa che nessuno mai deve poter dire oggi sono a casa mia, sono tranquillo, ho fatto tutto ciò che c'era da fare. No, ci possono essere ancora critiche alle cose che non sono state fatte, quindi come dire, nessuno si deve sentire al sicuro, ma tra l'altro è nella normalità delle cose. Perché le critiche su qualche cosa possono sempre nascere. A dire, il nostro partito è un partito che dà molto spazio alla gente che può liberamente parlare ed esprimere i propri concetti, le proprie approvazioni e i propri disappunti. Ci sono altre pagine da sfogliare per quanto riguarda quello che ci sarebbe da fare nel paese, ad esempio le attività giovanili quasi zero, e attività culturale, nemmeno a parlarne. Insomma, stiamo attraversando una fase di stagnazione. Almeno questo è quello che poi appare. Ora, non lo so se questo è dovuto alle macerie che sono state ereditate, oppure da una... Che ne so, mancanza di idee, mancanza di progettualità. Le macerie sicuramente ereditate. C'è comunque l'intenzione di percorrere queste strade, perché un paese vive anche di le questo. Macerie sicuramente sono state ereditate e cerchiamo come di risorgere dalle macerie. Noi a Santa Croce, ricordo quando eravamo giovani, a Santa Croce c'era il cinema che consentiva di poter andare al cinema, oggi non c'è più cinema, un'attività teatrale che c'è ma come dire... non si esprime al massimo. Non c'è nemmeno un posto dove praticare. Abbiamo una biblioteca comunale, dobbiamo, ecco l'appello anche ai giovani, dobbiamo oggi lo stimolo non viene dalla parte politica, anche i giovani devono darsi da fare, devono muoversi, devono coalizzarsi per portare all'attenzione tante cose, eventi di natura culturale, quale attività teatrale, ma conferenze, dibattiti, portare anche la rappresentazione dei film, anche utilizzando la biblioteca comunale, perché no? Cioè ogni posto, ogni immobile che noi abbiamo, che può essere fruito dalla cittadinanza, lo dobbiamo utilizzare, perché noi non la biblioteca non è che di proprietà dell'amministrazione comunale o dall'assessore. La biblioteca è di proprietà mia, tua, sua, per cui la biblioteca noi la dobbiamo utilizzare al massimo, così come anche tutte le infrastrutture che ci sono a Santa Croce, sia pubbliche che private. Quelle pubbliche, come dire, sono di tutta la cittadinanza, nessuno pensa di essere il proprietario di quell'immobile perché attualmente io sono all'amministrazione. L'immobile è di tutti noi cittadini di Santa Croce Camerina, e li dobbiamo utilizzare e sfruttare al massimo, visto che, come dire, noi siamo lontani dai grossi centri, e quindi benvenga l'utilizzo di queste strutture, la richiesta da parte di tutti dell'utilizzo di queste strutture, nulla deve rimanere inutilizzato. Stiamo quasi per concludere questo nostro incontro e io volevo chiedere appunto al rieletto segretario del PD, fino adesso tutto quello che l'amministrazione ha messo in campo ha soddisfatto il PD? Siete consapevoli che tutto quello che è stato fatto, avete la consapevolezza che quello che è stato fatto
per il verso giusto? È stato fatto tutto quello che c'era da fare o c'è qualche errore che si poteva evitare? A questo mondo nessuno è perfetto. La perfezione, dire che è tutto bello, è tutto giusto, è tutto fatto bene, non è possibile. Il Partito Democratico, questa amministrazione, stanno lavorando, hanno fatto molto e stanno continuando a fare molto per il Paese. Si basti pensare anche all'assistenza sociale per i disabili, per gli anziani, per i ragazzi che devono andare a scuola. Questa amministrazione ha cercato di mantenere quel livello di risorse economiche che è da distribuire a loro, senza far sentire loro quello che è la difficoltà economica di questo momento. Abbiamo organizzato e stiamo organizzando un ufficio tecnico al comune dove non c'era un capo ufficio tecnico, e si sa qual è il ruolo importante e determinante in un comune dell'ufficio tecnico. L'ufficio tecnico, quindi, controlla tutto ciò che avviene sul territorio. Oggi abbiamo un capo ufficio tecnico, è stato organizzato questo servizio. Si sta mettendo mano al PRG, quindi si sta mettendo al piano regolatore generale, si sta cercando di risparmiare nel fare ricorso a tecnici esterni che aggraverebbero, come dire, il bilancio comunale. Si sta cercando di mettere mano al piano regolatore generale, cercando di utilizzare le risorse di cui già disponiamo, quindi senza sperpero di denaro. Ma anche l'impegno per la sicurezza, le riunioni in prefettura per questo videosorveglianza sono state numerose. E l'impegno è anche ad attenzionare anche problematiche quale la distribuzione dell'acqua. Si sta pensando di poter distribuire anche acqua potabile ai cittadini di Santa Croce Camerina, che possono attingere a un erogatore di acqua potabile o acqua gasata, con costi irrisori e che consentono anche una riduzione delle bottiglie di plastica che vengono reimmesse nell'ambiente. Tanto sta facendo questa amministrazione, tanto ancora c'è da fare, specialmente per ciò che riguarda la raccolta differenziata a Santa Croce Camerina, perché oggi si è visto anche in campo nazionale, ma europeo, che dalla raccolta differenziata si hanno grossi guadagni per l'ambiente, perché inquiniamo meno e si potrà avere magari qualche risparmio in quello che è la tassazione per i rifiuti solidi urbani. Scusami, mi intrometto in questa disamina. L'amministrazione precedente aveva iniziato un discorso delle compostiere. Perfetto, sì. A mia memoria si è perso traccia di questo. Le compostiere sono state acquistate e c'è stata forse qualche difficoltà nella distribuzione. Il precedente assessore c'è stato un po' di disattenzione nei confronti di questo problema. Ma voi la state riattivando? Oggi questo, sì, ci sono oggi, proprio in questi giorni, anche personale dell'ufficio tecnico e credo qualche assessore, sono in una fiera dove si dimostra quello che sono la raccolta ecologica, come può avvenire. Quindi porteranno sicuramente delle novità che noi dobbiamo per forza oggi attuare. Dalla vendita del vetro si può avere un guadagno, dalla vendita dell'alluminio e delle lattine un guadagno, dalla carta anche, dal compost che nasce dalla parte umida del rifiuto si può avere un guadagno. Per cui non soltanto tasse, se riusciamo sicuramente a fare bene la raccolta differenziata e, come dire, avremo da qui a breve tempo delle nuove direttive che porteranno sicuramente alla scomparsa dei cassonetti a Santa Croce Camerina, perché non ci dovrà più essere motivo per andare a depositare la spazzatura nei cassonetti. È un programma ambizioso, perché in Sicilia non è che abbiamo tutte queste comuni dove viene fatta la raccolta differenziata in maniera attenta e precisa. Noi stiamo portando avanti una sfida importante, che più che altro che siamo intorno al 40%. Sì, che è più che altro una sfida di natura culturale.
cioè dire, e quindi ci vuole molta informazione, ci vuole molta informazione, cioè la gente deve sapere che separando i rifiuti che oggi vengono prodotti possiamo avere un beneficio, un vantaggio per tutti, per noi economico e per l'ambiente, perché viene tutelato l'ambiente dalla presenza di tutto questo materiale. Alessandra, l'ultimo tuo intervento a favore dei nostri sponsor. Pizzeria Borgondico in via Caucana è lieta di accogliervi nei propri locali elegantemente ristrutturati. Bene, l'ultima domanda, e questa è la domanda delle 100 pistole. Vediamo. Come diceva un famosissimo giornalista di cui io sono indegno rappresentante. Non è vero. Allora, il Circolo di Santa Croce, cos'è? È renziano, coperliano, civatiano, pitteriano? Che... Noi, ci siamo sempre noi ci siamo sempre caratterizzati per ogni tornata elettorale all'interno del Partito Democratico per non avere mai indicato una linea ben precisa. Oggi siamo renziani oppure eravamo per qualche altro leader. No, noi ci siamo sempre caratterizzati per avere lasciato liberi i nostri iscritti nella scelta, per cui il nostro circolo non è né renziano né con Civati né con altri leader che si stanno presentando al prossimo congresso, per cui noi ci poniamo in una posizione di neutralità, equidistanza. Di equidistanza, di neutralità. Cioè, qualcuno poi sarà votato, no? Certamente, poi i nostri ognuno sono liberi poi di scegliere i loro orientamenti, ma la posizione della segreteria è sempre una posizione neutrale. Insomma, Gaetano Farina sposa in pieno l'opzione di D'Asta, che poi è il vicepresidente provinciale, che proprio sì. Oggi leggo, proprio si dichiara né renziano, né cuperliano, né civatiano, e parla anche a nome del segretario provinciale. Lui dice D'Asta, denaro non è, e quindi parla in nome e per conto anche, quindi... Su questo non ci siamo per la provincia di Ragusa, per portarla avanti. Siamo per la provincia. Bene, finisce qui questo incontro con il segretario del Partito Democratico, che ringrazio vivamente. Io ringrazio voi per le risposte che ci ha voluto onorare di darci. Sei stato abbastanza esaustivo. Questo non sarà il primo, ma suppongo nemmeno l'ultimo nostro incontro. Certo. Pensiamo di averti anche per altre volte. E ringrazio naturalmente la presenza di Alessandra, che malgrado la sua prima volta in video se l'è cavata discretamente bene. Ringrazio Fausto Mandarà, che è il nostro carissimo cameraman addetto all'emissione, Pippo Curiali, il nostro tecnico specializzato per quanto riguarda l'area tecnica e tutto quello che concerne i computer, che è Pippo Aniceto. E poi ringrazio tutti voi che avrete la pazienza di ascoltarci e di sentirci per la registrazione. Vediamo appuntamento al prossimo venerdì in video. Noi registriamo come al solito il prossimo giovedì, vi faremo sapere chi saranno quelli che si siederanno su questo divano arancione. E quindi un saluto ancora a tutti voi, buona serata, buona giornata, domani poi per chi ci vedrà in registrazione. Ringrazio anche Piero Mandarà, che è il factotum, l'anima diciamo di Santa Croce Web, e il nostro direttore che ci guarda da lassù, non dal cielo, ma da Milano, dove si trova per lavoro. E quindi, bene, detto questo, a risentirci la prossima settimana.